di MB News, siamo con la professoressa Cristina Messa. Oggi istituzioni regionali e Università Bicocca si incontrano per firmare un nuovo protocollo d'intesa. Abbiamo visto c'era oggi Matteo Stocco, assessore di ASST Monza, il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala e l'assessore Giulio Gallera. Può spiegare ai lettori di MB News quali saranno gli effetti di questa nuova collaborazione e di questa rinnovata partnership tra Università e Regione Lombardia e ASST Monza? Sì, certo, gli effetti sono quelli di avere adeguato i nostri rapporti alla nuova visione in ambito sanitario ma anche universitario. In ambito sanitario perché ormai le aziende ospedaliere si occupano anche dei territori, quindi anche l'università alla fine deve mettere le proprie risorse per occuparsi anche di questo. In ambito universitario perché il nostro lavoro, soprattutto nelle scuole di specializzazione e nella ricerca, ha bisogno di continui cambiamenti di carattere anche organizzativo, di procedure e di processi. Quindi è un protocollo che permette di snellire poi tutta la parte, diciamo così, pratica, amministrativa, che è spesso quella che magari frena di più sulle iniziative e che invece si può risolvere in maniera molto più semplice. Grazie professoressa. Grazie. Di MB News siamo con il direttore di ASST Monza, Matteo Stocco, all'Università Bicocca. Oggi è stato firmato un protocollo d'intesa tra l'Università, la Regione e ASST Monza. Può spiegare ai lettori di MB News quali saranno gli effetti prodotti da questa nuova partnership tra voi e l'Università? Allora, l'Ospedale San Gerardo è sempre stato ospedale di riferimento per l'Università degli Studi Milano Bicocca per tutti quelli che sono gli insegnamenti legati alla medicina e chirurgia, al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ma anche quello di tutte le professioni sanitarie. Col nuovo riassetto della ASST di Monza non è più solo il San Gerardo, comunità d'offerta interessata da questa convenzione, ma sono anche il presidio di Desio e tutti i presidi territoriali. Con questa convenzione, oltre a risaldare i legami forti che sempre caratterizzano la Bicocca con l'ospedale di San Gerardo, in particolare con Monza, aumentiamo la capacità delle unità d'offerta per la formazione e per la ricerca. Grazie direttore. Prego.